Benvenuti amici di gizchina.it nella recensione di Elephone Trunk. Innanzitutto mi scuso un po' per la voce nasale, ma purtroppo l'influenza mi ha colpito nuovamente. Tutto il lavoro che c'è qui dietro a Jizz China non poteva sicuramente aspettare che il raffreddore, insomma, mi passasse completamente. Abbiamo qui oggi sotto la nostra videocamera Elephone Trunk, un dispositivo che si colloca nella fascia medio-bassa di mercato, ma con un hardware davvero interessante da tenere in considerazione. Scopriamo invece cosa contiene la confezione di vendita, che è composta da un caricatore da parete, compresa USB, ingresso europeo e amperaggio pari ad 1 ampere, quindi ricarica sicuramente non velocissima per il dispositivo di casa Elephone, cavo USB, micro USB per la ricarica e la connessione al computer. Mentre abbiamo poi i classici manualetti di istruzioni in lingua inglese per il dispositivo di Elephone, ed abbiamo poi invece anche una pellicola protettiva per il display in plastica, oltre a quella già preapplicata sullo schermo, che però noi abbiamo rimosso per avere un'esperienza di utilizzo in un certo senso migliore, per poter giudicare magari alcuni aspetti di questo device. Innanzitutto le dimensioni sono pari a 142x71x9,3 mm di spessore, 140 grammi di peso, per 5 pollici di diagonale, uno schermo che è di tipo HD, quindi IPS LCD 1280x720 pixel la risoluzione di questo pannello. E per quanto riguarda invece la componentistica interna, abbiamo uno Snapdragon 410, un Adreno 306 come GPU e ben 2 GB di memoria RAM, che si affiancano ai 16 GB di memoria interna, che tra l'altro è anche espandibile tramite microSD. microSD che è alloggiata nella parte posteriore del dispositivo, ed affianca poi i 2 slot per l'inserimento delle 2 schede SIM in formato micro. Schede SIM che tra l'altro supportano anche pienamente le reti 4G, dal momento che l'Elephone Trunk supporta pienamente anche la banda 20, che insomma è un po' un tabù a bordo di dispositivi di provenienza cinese. Qui invece trovate la batteria del device, che è da 2100 mAh, tra l'altro è anche removibile e sostituibile con un'altra batteria magari che decidete di acquistare online. Il dispositivo intanto è costruito interamente in plastica, la back cover posteriore, che come vedete è removibile, presenta una verniciatura opaca che tra l'altro, quando si va ad impugnare il dispositivo, che si tiene molto bene in mano, fornisce un ottimo grip e delle belle sensazioni, una sensazione senza dubbio di qualità a tenere in mano questo dispositivo, nonostante comunque il prezzo non sia, come vi dicevo, altissimo. Nella parte laterale destra invece troviamo i tasti per la regolazione del volume, il tasto di accensione, blocco e spegnimento, mentre nella parte sinistra il lato è completamente sgombero. Nella parte superiore invece abbiamo il connettore micro USB, il jack da 3,5 mm per le cuffie, mentre abbiamo poi qui in basso il microfono principale di sistema. Nella parte posteriore invece troviamo la camera da 13 megapixel principale, affiancata da un flash LED, il logo dell'azienda, e qui invece in basso abbiamo la capsula, insomma, altoparlante principale del dispositivo. Nella parte frontale invece troviamo la camera frontale da 2 megapixel, lo speaker principale da utilizzare durante le chiamate audio, e poi nascosti qui sotto i vari sensori per la regolazione automatica della luminosità. In basso invece troviamo il classico pulsantino home centrale, che tra l'altro non è retroilluminato ma restituisce solamente un feedback quando lo si va a premere, mentre sul lato destro abbiamo il tasto back, che tra l'altro non è retroilluminato, per cui dovrete andare ad intuito. Noterete soltanto 2 piccoli puntini, ma dovrà essere buio presto perché altrimenti non ve ne accorgerete neanche. Vi dicevo, tasto back nel lato destro, mentre tasto opzioni nella parte sinistra, che vi permette insomma di interagire con le varie applicazioni che avete installato a bordo del vostro dispositivo. Vi faccio vedere intanto come si comporta il device nel concreto, nell'utilizzo quotidiano, con le classiche immagini di test. Vedete qui innanzitutto la riproduzione dei neri e poi delle varie tonalità cromatiche. Vedete un bianco abbastanza buono, qui ovviamente la luminosità della camera varia a seconda delle immagini che vi vado a riprodurre. Vedete qui invece la griglia dei pixel su questo pannello di tipo IPS LCD, come
piuttosto buona, i colori virano solamente un pochettino verso il grigio, ma nulla di trascendentale, mentre per quanto riguarda le varie gamme cromatiche, vedete, i colori sono piuttosto buoni ed avere un pannello a risoluzione solamente HD non vi farà pentire insomma dell'acquisto. Unica pecca di questo display è quella del fatto che trattiene veramente moltissime impronte, lo potete notare soprattutto in controluce se riesco a trovare l'angolo giusto, vedete, trattiene davvero tantissime impronte, nonostante voi vi ostiniate sempre a pulirlo, si sporcherà con una facilità veramente incredibile. Vi faccio vedere intanto i vari sample video, a partire dal classico test Full HD con estensione MP4, vedete, vengono riprodotti senza problemi questa tipologia, mentre abbiamo poi il sample in 4K che, come potete vedere, viene riprodotto solamente l'audio, e mentre il video non è supportato, mentre per quanto riguarda il classico sample in Full HD con estensione MKV viene riprodotto perfettamente dal player stock del dispositivo, che dunque si ferma al Full HD e lo fa insomma con dignità, con la riproduzione di sample qualitativamente alti e senza problemi di lag o rallentamenti durante la riproduzione stessa. Vi faccio ascoltare intanto il sample audio durante la nostra prova. Vado a prendere l'applicazione Play Music un attimo per avviarla. L'altoparlante, vi ricordo, è presente nella parte posteriore del dispositivo. Volume al massimo. Vedete, volume sicuramente non altissimo, ma per quanto riguarda la qualità devo dire che comunque ci siamo, non ci sono grandissime difficoltà in questo speaker, che nella maggior parte delle situazioni riuscirà a darvi delle soddisfazioni tra virgolette, anche perché comunque non perderete sicuramente delle notifiche durante l'utilizzo, perciò potete dormire sicuramente sonni tranquilli con questo Elephone Trunk nel comparto relativo all'altoparlante. Sempre per rimanere in tema multimediale, voglio andare a provare insieme a voi Asphalt 8, messo che io riesca a trovare in che cartella me l'ha inserito, anche perché all'interno del launcher, e poi vi spiegherò come funziona il sistema, insomma crea automaticamente delle cartelle in modo da poter catalogare in un certo senso tutte le applicazioni che andiamo ad installare. Può essere comoda, può essere non comoda, magari dipende dai gusti personali. Intanto vediamo adesso questa accoppiata Snapdragon 410 e Adreno 306 con 2 GB di RAM come si comportano nell'esecuzione di Asphalt 8. Ed intanto, se voleste prendere come metro di paragone un dispositivo con questo Elephone Trunk, vi ricordo che è disponibile in commercio anche lo Xiaomi Redmi 2, sia in versione Advanced che non. Advanced con 2 GB di RAM, la versione senza le 2 GB di RAM con un solo GB di RAM a disposizione potrebbe essere il degno insomma avversario di questo device, sia per fasce di prezzo che per dotazione tecnica, che è praticamente la stessa ed identica che troviamo a bordo di questo dispositivo di casa Elephone. Vediamo intanto questo device come si comporta, e per avere insomma un'idea dell'avversario di cui vi ho appena parlato potrete sempre guardare la nostra recensione completa su gizchina.it. eccolo qui, il gioco si è avviato. Grafica iniziale che non sembra avere grossi problemi, scopriremo adesso nel dettaglio se effettivamente l'utilizzo è soddisfacente o meno. Tanto vedete che subito il giroscopio non è tarato perfettamente, nonostante io sia abbastanza dritto con lo smartphone, tende ad andare verso sinistra. È il problema che ho notato un pochettino su molti smartphone di casa Elephone, anche il P8000 che avevo provato personalmente. Non mi aveva convinto insomma tantissimo sotto questo punto di vista, ma per quanto riguarda invece le prestazioni multimediali, Snapdragon 410 ed Adreno 306 sono insomma una garanzia a bordo degli smartphone di ultima generazione, per cui anche su questo Elephone Trunk vedete non abbiamo difficoltà nell'esecuzione di Asphalt 8, che risulta essere fluido, con un frame rate abbastanza stabile, soprattutto con temperature nella parte posteriore del dispositivo che sono sempre nella norma e mai fuori da quelle che sono le temperature standard del dispositivo. Andiamo invece a provare la parte relativa alla fotocamera di questo device. Vedete, la messa in questo caso fa riflesso insomma il faretto che sto utilizzando durante la registrazione, ma vi assicuro la messa a fuoco
Automatica è abbastanza veloce quando le condizioni di luce sono buone. Gli scatti che abbiamo realizzato ne sono la testimonianza, anche se comunque c'è da dire che stiamo parlando di un dispositivo della fascia medio-bassa, per cui le pretese sicuramente non devono essere altissime. Gli scatti poi li potrete visualizzare ad alta risoluzione sempre sulla recensione completa che troverete su jitschina.it, per cui non sto neanche qui a farveli vedere perché sarebbe insomma uno spreco di tempo, dal momento che in telecamera non riesco a farvi vedere la qualità massima delle immagini. La fotocamera anteriore invece è una 2 megapixel ed è probabilmente l'aspetto che maggiormente stona all'interno di questo dispositivo, al momento che comunque ci saremmo aspettati almeno 5 megapixel a disposizione, ma purtroppo la scelta tecnica del produttore è stata questa. La registrazione dei video invece avviene in Full HD, mentre per quanto riguarda invece le tantissime opzioni a disposizione troviamo alcune opzioni disponibili qui nella parte laterale del dispositivo, con innanzitutto la possibilità di utilizzare dei filtri ed abilitare molte modalità che sono disponibili nell'applicazione che è stata modificata per la situazione appunto da Elephone. Ritorniamo al menu principale, andiamo a provare il test di chiamata con il dispositivo qui in questione, e vi ricordo che siamo di fronte ad un dispositivo con due schede SIM a disposizione. Abbiamo due SIM in formato micro che sono gestibili sempre alla stessa maniera degli altri dispositivi che abbiamo precedentemente analizzato, per cui possibilità di abilitare o disabilitare una o l'altra SIM ed impostare come predefinita una delle due SIM per determinate operazioni. Vado invece ad effettuare la chiamata di test al 133 con la SIM predefinita, che in questo caso è la prima. Un pochettino titubante questo Elephone nell'invio della chiamata. Adesso si sarà emozionato per la diretta. Riproviamo nuovamente ad effettuare la chiamata. Ed eccola qui. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Come vi dicevo, il volume dell'altoparlante sicuramente non è altissimo, e ve l'avevo detto anche nella parte relativa all'analisi dell'altoparlante. La qualità del suono nel viva voce è un pochettino vattata, e per quanto riguarda la ricezione del dispositivo, devo dire di essere rimasto leggermente deluso, anche perché nel posto in cui lavoro, che di solito è con poche tacche di segnale a disposizione, l'Elephone Trunk era quasi sempre senza segnale, per cui un risultato sicuramente non soddisfacente sotto il punto di vista relativo alla ricezione del wifi, che invece è molto buona, soprattutto è veloce e stabile nello scambio dei dati tramite wifi, per cui la parte relativa alla connettività, se non fosse per il fatto che la ricezione della scheda SIM è leggermente scadente, sarebbe un buon comparto, soprattutto per la presenza della fatidica banda 20 per l'LTE, che è presente su questo dispositivo, mentre magari è assente nel diretto concorrente, lo Xiaomi Redmi 2, di cui vi stavo anticipando qualcosina prima. Andiamo invece a provare la parte relativa alla navigazione web con il browser stock di Elephone. Vado subito a ricercare repubblica.it. Ovviamente si avvia la versione mobile del sito. Andiamo ad aprire la versione desktop. Non è presente in modo predefinito la suite di Google con tutte quante le applicazioni, per cui il mio consiglio è quello sempre di installare Google Chrome per impostarlo come browser predefinito. Qui le prestazioni sono un pochettino scadenti, non è velocissima all'interno del browser, si perde ogni tanto qualche contenuto, come potete vedere in questo caso. Nonostante il caricamento comunque non sia stato completato del tutto, il sito resta fruibile, ma con qualche leggerissimo micro lag durante lo scrolling all'interno della pagina, soprattutto se lo si fa molto velocemente, per cui questi problemini insomma si risolvono sempre con il classico Google Chrome, che comunque ha delle prestazioni migliori anche a bordo di questi dispositivi, con un hardware un pochettino più di fascia bassa. Ma per quanto riguarda comunque il browser stock, è sì accettabile, ma presenta qualche micro lag nei vari scrolling, negli zoom, che magari a volte non rispondono pienamente nei siti magari più pesanti come TheVerge.com, dove ho incontrato qualche piccola difficoltà, a dir la verità, nella navigazione.
Ritorno intanto al menu principale e vi parlo di software a bordo di questo dispositivo. Abbiamo a disposizione la versione di Android 5.1.1, quindi una delle ultime distribuzioni a disposizione. L'interfaccia è praticamente la classica di Android stock, non ci sono aggiunte da parte del produttore, se non appunto le classiche, tra cui anche abbiamo l'accensione pianificata che non è disponibile sempre su tutti quanti i dispositivi con processore Snapdragon, piuttosto sui dispositivi MTK è quasi sempre presente. Vi dicevo, abbiamo l'accensione programmata e lo spegnimento pianificato come già vi stavo anticipando pochi secondi fa, mentre non abbiamo altre aggiunte da parte del produttore cinese. A livello software, vi dicevo, è stata modificata solamente l'interfaccia con questo launcher che può piacere e può non piacere. Sicuramente non è il massimo della reattività, sono integrate anche con uno swipe dal la parte alta e la parte bassa del dispositivo, non come ho fatto adesso, ma in questo modo sono integrate alcuni siti preferiti, tra cui Facebook, Google, YouTube, Amazon e quant'altro, e alcune, diciamo, zone relative alle applicazioni disponibili nei vari store cinesi tra le più scaricate. Insomma, una sorta di Google Now rivisitato da parte di Elephone, che comunque ha una utilità molto, molto dubbia. Per quanto riguarda invece la parte relativa alla batteria, abbiamo 2100 mAh removibili, si riesce comunque ad affrontare la giornata di uso abbastanza intenso. Siamo adesso al 22% da stamattina alle 8. L'ho spento solamente prima di iniziare la prova. Siamo a 2 ore e mezza di schermo attivo, quasi sempre con rete wifi abilitata. Sicuramente non si riesce ad arrivare sempre fino a sera se lo si utilizza con due schede SIM attive ed il 4G attivo anziché il wifi, per cui una batteria che comunque è da prendere con le pinze, da ponderare sicuramente in base ad ogni situazione in cui ci si trova, quindi da prendere e da giudicare singolarmente. In linea di massima ci consente sì e no di arrivare fino a sera, sempre dipende dalle giornate, ma comunque le 2 ore di schermo attivo le riesce a fare senza problemi. Certo, non sono tantissime, ma comunque da 2100 mAh non ci si può aspettare un granché più di tanto. Mentre per quanto riguarda il prezzo di vendita dell'Elephone Trunk, siamo sui 100 euro all'incirca. Un dispositivo che comunque promette davvero molto bene, ad un processore Snapdragon che sicuramente convince molto di più rispetto ai MediaTek di fascia bassa, e soprattutto gode di ottimi materiali, non presenta difetti di assemblaggio di alcun tipo, per cui sicuramente un prodotto consigliato in rapporto al prezzo. Se magari vi spaventa un pochettino il nome, vi spaventa la fama di questo produttore, che sicuramente non è tra i più ambiti, diciamo, nel mondo dei dispositivi di casa Cina, insomma, potete sempre sviare il vostro acquisto sullo Xiaomi Redmi 2, di cui vi abbiamo già parlato in una nostra precedente recensione. Come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace al video se quest'ultimo vi è piaciuto, e vi rimando alla recensione completa su gizchina.it per tutti quanti i dubbi relativamente a questo Elephone Trunk. Anche per oggi è tutto, un saluto da Nicola per gizchina.it.